Sanificare l'auto con l'ozono funziona davvero? In questo video scopriremo se funziona davvero sanificare la propria auto con dispositivi ad ozono. Cerchiamo allora di fare chiarezza su qualche concetto che ci aiuterà a trovare la risposta. In questo periodo così complesso, sentiamo spesso parlare di sanificare, disinfettare e altre operazioni che dovrebbero proteggerci da batteri, virus e altre tipologie di contaminanti. L'interno della nostra auto è uno degli ambienti in cui, per lavoro o per piacere, trascorriamo molto tempo, magari anche insieme alle nostre famiglie. Zone come il volante, il cambio, il cruscotto e i sedili tendono a ospitare e a raccogliere muffe, lieviti e germi patogeni, che sono invisibili. Cosa significa allora sanificare l'abitacolo? La pulizia periodica dell'auto è sempre importante, ma spesso non è sufficiente. Se vogliamo che sia salubre e disinfettato, l'ozono è la soluzione che fa per noi. Esso infatti ci permette di non dover usare prodotti chimici, non danneggia i materiali dell'abitacolo, non macchia i tessuti e ha effetto anche nelle condotte di condizionamento e nell'evaporatore, dove si creano solitamente muffe maleodoranti per effetto dell'umidità. Come agisce l'ozono? L'ozono permette l'inattivazione dei microrganismi, siano essi batteri o virus, e l'eliminazione di residui tossici, nocivi, organici e inorganici nell'aria e sulle superfici dell'abitacolo. Ma attenzione, è fondamentale rivolgersi sempre a professionisti che utilizzano dispositivi ad ozono marchiati CE, testati e certificati da enti accreditati. Ma funziona davvero? Il Dipartimento di Anatomia e Fisiologia dell'Università di Padova ha condotto uno studio scientifico proprio sull'abbattimento della carica batterica all'interno dell'abitacolo di un'auto, ottenuto mediante un sistema di sanificazione all'ozono, lo stesso che Rigoma utilizza per il proprio servizio di sanificazione. Dopo il processo di sanificazione, l'abbattimento della carica batterica sul cruscotto, sui sedili e sul volante ha raggiunto il 94%. Ottimi risultati anche per la diminuzione di lieviti e muffe. Lo studio ha rilevato che la semplice pulizia meccanica utilizzando un panno umido riesce ad abbattere microrganismi nocivi solo dal 6 al 20%, mentre come abbiamo visto, attraverso l'ozono si raggiungono livelli dell'abbattimento molto maggiori. D'altra parte, anche il Ministero della Salute italiano riconosce l'ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, eccetera. Ed ha inoltre riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come agente disinfettante e disinpestante. Concludendo, possiamo dire che sì, sanificare l'auto con l'ozono funziona davvero. Thank you.